Iniziamo il nostro viaggio nel mondo degli eroi. Uno studio immersivo nei miti greci, base essenziale per capire gran parte della nostra cultura. Eccoci qui. Ci troviamo su una piccola isola, l'isola della Edo. Da qui inizia il nostro viaggio, che ci porterà nel mondo degli eroi greci per comprendere la funzione del mito, la nascita e la sua trasformazione. Giriamoci intorno. Siamo dentro ad un tempio circolare. Il suo perimetro è delimitato da colonne ioniche e per tetto abbiamo il cielo. Ecco il primo simbolo. Le colonne, costruzione dell'uomo, che cercano di racchiudere in uno spazio razionale l'immensità e la meraviglia della natura. È la nascita del mito. L'uomo si è sempre chiesto il perché della vita. Ha voluto spiegarla, darle un senso. Il mito ha proprio questa funzione, spiegare attraverso un racconto i fenomeni naturali e i dolori personali. In pratica, cerca di spiegare razionalmente ciò che era inspiegabile. Ecco quindi la sua prima funzione, insegnare. Non c'erano scuole e gli abitanti dei villaggi, per apprendere un modello di comportamento unico e quindi sentirsi comunità, avevano bisogno di qualcuno che sapesse intrattenere e coinvolgere per insegnare quello che oggi si chiamerebbe cittadinanza. Ma lo facevano attraverso il racconto cantato, attraverso l'arte. Interessavano, stupivano ed insegnavano. Ecco, la funzione dell'arte quando è nata. C'è un personaggio, un vecchio con gli occhi chiusi ed una cetra in mano. È un Aedo, è colui che porta di villaggio in villaggio le storie di un popolo. Ma seguiamo il suo racconto e incamminiamoci verso il mondo degli eroi. Canta, mio diva, del pelide Achille, lira funesta, infiniti lutti addusse agli Achei, molti anzitempo all'orco travolse, generose alme d'eroi.